Ciao, sono qui per guidarvi nel favoloso mondo della birra. Siamo arrivati fin qui, più lontano di chiunque nella storia. Non è abbastanza lontano. Oggi andremo fino negli Stati Uniti d'America e alla fine vi svelerò un piccolo segreto. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle IPA, queste birre decisamente lupolate e decisamente amare? Bene, negli anni 80 gli americani hanno fatto la loro versione delle IPA. Indovinate come si chiamano? American IPA. Bravi! Gli americani le no che cantano tanta fantasia continuo. Queste birre, messe a punto intorno al 1985, si caratterizzano per l'uso di lupoli americani. Che cosa hanno questi lupoli di particolare? Hanno un aroma molto fresco, pungente, con note di pino, fiori, agrumi, che ovviamente trasmettono alla birra. Sono birre con una gradazione alcolica intorno ai 5-7 gradi, con un malto abbastanza chiaro, sono di medio corpo e il malto, quindi essendo molto compensato dalla lupolatura, dà come risultato una birra decisamente pulita e secca. Gli americani non si limitano a copiare gli stili europei. Nelle prossime puntate vedremo anche gli altri stili che sono stati reinterpretati dagli americani. Ma soprattutto a livello artigianale, gli americani si stanno lanciando in un sacco di nuovi stili, sì, cioè praticamente loro stanno inventando nuovi stili birrari. E addirittura pensate che a Seattle la metà della birra che viene venduta è artigianale. Ma andiamo ad assaggiarla. Sono andato al supermercato e ho comprato una Poretti American IPA. Lo so, vi sareste aspettati una birra americana, ma qui in Italia non è facile trovarle. Questa la trovate al supermercato, quindi potete giocare con me. Già versandola si sente il profumo del luppolo, decisamente pungente ed intenso. La bevete, sentite subito l'amaro. L'amaro poi evolve e persiste decisamente. Sentite gli agrumi, sentite veramente questo luppolo molto importante. Il malto c'è, nel senso che è presente nel sapore, ma viene subito ripulito dal luppolo, dal suo aroma. Il corpo è medio, decisamente per gli amanti del luppolo. Il segreto di oggi è che in alcuni paesi della comunità europea le leggi sulla fabbricazione della birra sono molto meno restrittive che in Italia e consentono di usare pochissimo malto per fare la birra. Questa acqua fresca però può essere venduta in Italia, quindi mi raccomando, leggete bene l'etichetta e fate attenzione a quello che state comprando. Alla prossima!